un accosto disumano, grande cortecchia al capitano e un due sponde da incorniciare, baci il gladiatore. Da Livorno è atterrato e Luca D'Ambra il carro armato, pantaloni neri e mocassini, la classe di Sandrini. È il più bel gioco che c'è, ma se vinciamo dal busecchio mi tiro l'acqua con un secchio e giuro faccio un gran casino se battiamo il circolino. Ehi, quante emozioni che il biliardo ci dà, che sensazioni che il biliardo ci dà, quante emozioni che il biliardo ci dà, ma Mazzarini che misura che ha. Mi ricordo che all'inizio, guardando Poldo, ho preso il vizio, imitandolo per ore, Modusti sei il migliore. E Gasperini fa la biscia e tira giù tutta la striscia, Gianluca Naldi è micidiale, infiamma le sale. È il più bel gioco che c'è, ma il punto non è rosso, non vedi che l'arbitro ha mosso, quando perdo son depresso, mia moglie dice che è lo stesso. Ma se vinciamo dal busecchio, mi tiro l'acqua con un secchio e giuro faccio un gran casino se battiamo il circolino. Quante emozioni che il biliardo ci dà, che sensazioni che il biliardo ci dà, quante emozioni che il biliardo ci dà, ma Mazzarini che misura che ha. Quante emozioni, che sensazioni, quante emozioni, che sensazioni, quante emozioni che il biliardo ci dà. Corta, lunga, corta, a risalire. Risponde largo. Attenzione a stare lenti. Attenzione. Attenzione molto. Gran biglia, bellissima. Grande biglia. 8 punti che gli permettono il sorpasso. Questa è stata la biglia più bella della serata fino adesso. Tiro naturalmente andrà nel quarto tempo. Estremamente difficile. Andrà nel quarto tempo di Luciano Semprini. Si entra abbondante dall'altra parte, si può anche raddrizzare il pallino e trovare il birillo, giusto? Vediamo. Ma bravissimo, l'avevi visto perfettamente. Non ti ho risposto perché eravamo nel pieno della partita. Angela. Tanto passa liscio a Gian Lorenzo, inquadrato. Sembra ormai sfiduciato, perché soprattutto vede che l'avversario non sbaglia niente, e quando, attenzione, c'è una bevuta probabile, 8 punti consegnati, bocce finite, un punto dentro, tempesta totale sul punto Imola, almeno per il momento. Si va per la partita. Indietro, ma vede davanti la coppia ospite. Errore gravissimo di Daniele Pozzi, ha tirato un rigore. Vediamo. In calcio d'angolo, sì. E vediamo se sarà la volta buona che Gallina infilerà una bocciata giusta, e la sponda risponde male, ma la posizione è quella giusta. Vediamo se il lancio della palla sarà perfetto. Angolo, anzi, scusate, prima la lunga e poi la corta. Angolo zero.
No, no, proprio ha preso prima la lunga stavolta. Sì. È andata anche bene. Diciamo che il lancio di palla non era facile, perché soprattutto per lui che ha braccio corto, cioè nel senso che non è altissimo di statura. Qui magari uno con le braccia di Sandri o di Mombelli non ha visivo dalla partita, a prendere questo tiro la partita è finita. Nulla di fatto. Ma attenzione, attenzione che può pagare molto questa biglia. No, tirata. Tira. La tirata morbida, ma è venuta avanti in maniera sospetta, vero? Diciamo che abbiamo assistito quasi una tagliata al biliardo con le buche. Non so se sei d'accordo con me. È comunque ancora lì il tiro, se ci prende, certo, finita la partita lo stesso. Di prima, assolutamente di prima. E attenzione, questa è un'occasione buttata al vento. Ci sono tre biglie della coppia di casa. E... Un disastro. Colpisce la biglia su, lascia il punto agli avversari. C'era anche la possibilità che quella rossa sopra il castello andasse nei birilli. Disastro assoluto. Un regalo clamoroso. Tanto Gallina finisce la partita. Partita molto, molto opaca della coppia, 3-2. Cosa devo fare? Cangella.